Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua ancora una volta con una simpatica puntata dedicata ai vostri video, alle vostre collezioni di orologi, no? Siamo qua, li guardiamo tutti insieme. Guardiamo, spulciamo, è un po' voyeuristica come rubrica, no? Perché andiamo in casa degli altri praticamente a guardare cosa c'hanno nel cassetto. E nel cassetto non si intende, come si suol dire, ho trovato l'orologio del nonno del cassetto, il tipico Rolex patacone. No, qua il cassetto si intende l'intimità degli appassionati, la loro scatola dove tengono, custodiscono gelosamente i loro orologi, no? Non li fanno vedere a nessuno e poi questa rubrica qua invece li porta a farli vedere a tutti, 20-30 mila persone, guardate cosa c'ho. E spesso non si vergognano neanche di mostrare gli scheletri nell'armadio, no? È simpatico, fa onore. Poi certi invece ci credono veramente, c'hanno le ciofeche che ci credono veramente finché non glielo dici, oh, ma cosa stai facendo? Vabbè, ma si scherza, no? Prima di guardare i video vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta è questo simpatico Rolex Explorer da 39 mm. Col suo quadrante bello nero opaco. L'unico difetto che ha questo orologio, secondo me, difetto che sembra quasi che si sporca il vetro, cioè ti viene da pulirlo ogni tanto perché dici, ma si è opacizzato, ci sono le ditate. Veramente cattura o le fa vedere più degli altri orologi, diciamo così. Vabbè, ma a noi non ci interessa perché se l'orologio è bello, ci piace, lo indossiamo e lo puliamo all'occorrenza. Primo video. Ciao Davide, qui è Ciao Andrea da Zurigo. Andrea. Oggi vorrei sottoporti un singolo pezzo di quella che è la mia collezione. Va. Questo bellissimo Cartier Pasha GMT riserva di carica. Lo trovo fantastico, Top. sia perché praticamente sono, come numeri sono presenti solamente il 3 e il 9, mentre alle ore 12 troviamo la lancetta GMT. Mentre alle ore 6 troviamo la riserva di carica. Io trovo, a parte il fatto che penso che mi stia veramente da Dio, inoltre un momento che provo a toglierlo senza fare danno. Caffè, dov'è? Inoltre, possiamo anche vedere il bracciale che trovo meraviglioso. E inoltre, come dicevo, monta questo calibro che dovrebbe essere un 3100 di Girard Perregaux, pesantemente lavorato esteticamente da Cartier. E niente, volevo chiederti innanzitutto se hai qualche informazione in più, perché io facendo le mie ricerche ho trovato ben poco su questo orologio. Inoltre vorrei sapere cosa ne pensi, se ti piace o okay. Che. Io trovo che sia sottovalutato dal mercato in quanto si trovano intorno ai 4.000, tra i 4.000 e i 5.000 euro, però essendo un complicato che monta un movimento degno, diciamo, lo Ho trovo capito. sottovalutato. Grazie dello spazio e Grazie attendo tue a te. notizie. Attendi. Grazie, Attendi mie ciao ciao. notizie. Ah, se mi chiedi se ne so di più di quell'orologio lì, no, non ne so di più. Basta fare delle ricerche, studi e ci arrivi, no? Non è che non puoi dire non ho trovato niente. Non ci credo, non ho trovato niente, no? Non le cercate nel modo giusto, anche solamente cercarle in lingua inglese invece che nel tuo dialetto, no? Amplia gli orizzonti. Le cerchi in inglese e i risultati li trovi. Ora, detto questo, ti dici che è sottovalutato per la complicazione, per il calibro che ha. Ecco, questo è un concetto che a me non piace tanto. Cioè, esaltare un orologio perché ha un bel calibro, no? Un bel calibro, complicato, rifinito, e allora perché non lo tenete in considerazione? Non lo teniamo in considerazione perché un orologio non è formato solamente dal calibro, non è quello che ci fa decidere di comprare un orologio, è l'aspetto estetico. Se te dici che l'aspetto estetico di questo Santos, di questo Pasha, ti piace, e se te sei a cavallo, ma non puoi pretendere che gli altri piaccia perché è molto particolare. Io non lo comprerei, io non ce le spenderei 4.000, capito? È per quello che le quotazioni sono quelle. Quanti sono disposti a comprarlo a 6.000? Nessuno. Allora lo abbassiamo un po'. Ma cioè non è che uno lo decide, è naturale, è il mercato che lo fa. Si abbassa finché non arriva alla quota in cui c'è uno che lo compra. Ma è logico che se me lo mettessero 1.000 euro lo comprerei anch'io magari, no? Per dire. Allora il prezzo non è 1.000 euro perché lo comprerebbero tutti a 1.000 euro. Si sale 4.000 e 4.000 probabilmente è il punto di equilibrio nel quale qualcuno lo compra, qualcuno no. È tutto lì il punto. Lo fa il mercato il prezzo, lo fa il mercato.
E sinceramente, come ti dicevo, a me non è che mi fa impazzire. Gli riconosco la bellezza perché gli ho dato anche top, ma a me non piace, non lo comprerei. Non lo comprerei, comprerei altri orologi. Non ti offendere, eh? Prossimo video. Ciao Davide, ciao a tutti gli Ciao. amici del canale, mi chiamo Maximilian. Maximilian. Innanzitutto grazie per i tuoi video e per il tuo Prego. canale che mi hanno permesso di farmi una cultura in orologi, cosa che mi sta appassionando moltissimo. E voglio presentarti oggi una piccola parte della mia collezione, Bravo. non li ho tutti qui purtroppo, ma Bravo. comunque te ne mostro alcuni. Vai. Vado in ordine di importanza, questo è il giocattolino, il Giocatore. Moonswatch. Massimo. È stato un regalo, quindi, come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca. Però devo dire che già cambiando il cinturino, mettendo questo nato di Watch Bandit, ha un'aria molto più, insomma, più bella rispetto al suo Sì. cinturino originale, che effettivamente era un po' plasticoso, un po' brutto. Va bene. Poi volevo un orologio un po' militare e grazie alla tua recensione ho scelto questo Bulova Hack Hack Watch. Watch. E ero indeciso tra questo e il Hamilton Khaki. Però alla fine ho scelto il Bulova perché mi è sembrato un po' meno inflazionato, il khaki si vede un po' Quello dappertutto. sì. E invece questo trovo che è un bel design, la storia ce l'ha, come ci hai dimostrato tu nella tua recensione. È un design che mi sembra anche un po' più particolare. L'unica Certo. cosa è che è un po' rumoroso, nel senso che il movimento, quando lo si va a ricaricare, si sente proprio. È un po' rumoroso. Come fa? Fa così, fa. Ma sì, ma ci sono i calibri rumorosi. Il Miotta della serie 8000, 8002, quello che è rumoroso, no? C'è il rotore che quando gira fa rumore, ma lo fa anche 7750 per dire l'età. Quello più che rumore fa proprio una vibrazione, no? Vibra moltissimo al polso. Ti appoggi poi il polso sulla scrivania, senti che vibra anche la scrivania, da tanto che è potente quel rotore. Ma lo fanno, non c'è niente. A volte lo fanno anche sellita. Non c'è niente di cui preoccuparsi, eh? Vai avanti così per la tua strada. Mi chiedo se è comune a tutti questi gli orologi di questo modello, se è il Miota che c'è dentro, non lo so, Massi. mi sono chiesto come mai, però è comunque Come? un bellissimo orologio che mi piace molto. Ma certo. Poi, andando su qualcosa di un po' più costoso, questo Tissot PRX, ho scelto quello al quarzo, anche se a Ah, batteria, perché batteria. quando l'ho preso il 35 mm automatico non c'era ancora e no, mi piace molto il quadrante di questo color verde, che qua con i riflessi si nota un po' meno, però trovo molto bello. Effettivamente è un orologio fatto benissimo. Ammetto che una volta, esagerando magari, ma qualcuno mi ha chiesto se fosse un Rolex, però effettivamente ha un'aria molto più. E chi era? Bocelli che ti ha chiesto se era un Rolex. Ora sì, no, guardiamo questo orologio qua. Va bene. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente è con questi colori di quadranti che adesso li trovo un po' stucchevoli. La parola giusta è stucchevole, nel senso che questo verdino, Tiffany, azzurrino, celestino, giallino, rosino. Stucchevoli, io li trovo stucchevoli. Sì, io spero per voi che voi siete ancora nel periodo color, no? Come c'era con i periodi di Picasso, te c'è il periodo color. Ah, voglio gli orologi colorati. Spero per voi che lo siate. Ma io invece vado sempre sui cari, sani, colori un po' seri, no? Da persona seria quale sono io, diciamo così. Va, andiamo. Beh, non solo più costosa, ma ha fatto molto bene. Per quello che costa, trovo che sia veramente un orologio eccezionale. Certo. E poi veniamo a quello che è l'orologio che mi è arrivato oggi. Infatti, Sì. l'aspettavo da tempo, l'ho ordinato dal Giappone. È un Ehi. orologio che penso di non aver mai visto sul tuo canale, e Mai? sinceramente non ho mai neanche visto sugli altri canali che seguo. È un orologio con una storia molto interessante. È un'edizione limitata, questo è il numero 53. Allora, facciamo un piccolo unboxing. Andiamo a tirare fuori. Con una mano, Non so se qualcuno l'ha già riconosciuto, c'è il simbolino dello squalo. Allora, questo è un, sorpresa, sorpresa, è un diver, come si è forse già intuito. Ecco qua. perché dovete fare così? Perché? Eccolo qua. Un Alsta Super Automatic Super automatica. Aqua Scaf. Acqua scaff. Allora, Alsta è un brand nato in America, fondato da un belga dopo la Seconda Guerra Mondiale, da quello che ho letto, che realizzava insomma, orologi tradizionali, classici, come facevano all'epoca.
E poi verso la fine degli anni 60 hanno cominciato a fare orologi più sportivi, come dei diver, quindi negli anni, fine anni 60 hanno creato questo orologio qui, che è diventato famoso perché nel 71, se non sbaglio, venne utilizzato dall'attore Richard Dreyfuss nel famosissimo film Lo Squalo. Infatti è diventato un po' il simbolo del marchio, vedete sotto sul fondello c'è il disegnino dello squalo. Va bene, dai. E questo qua è una riedizione che è stata fatta nel 2019, il brand è stato resuscitato da degli inglesi, monta un calibro Sellita SV200 e ha 300 metri di resistenza di profondità. Ne hanno fatte due edizioni, ce n'è un'edizione che monta il calibro Seiko, che è un po' più comune, ne hanno fatti 1975 pezzi, mi pare, in onore del film Lo Squalo, che è del 75. E questa invece è l'edizione un po' più limitata, che ne hanno fatti soltanto 100 o 200, mi sembra, Corona Vite, e ha la particolarità di avere il bracciale che loro chiamano Hooper, che è il nome del personaggio di Richard Dreyfuss, che è l'oceanologo che c'è nel film Lo Squalo, che ha questi, però questi stringi, buchi dai. Molto particolari, che non mi pare di aver mai visto da nessun'altra parte. E mi è arrivato oggi, sono molto felice. Beh, adesso me lo devo, insomma, è grande per me, me lo devo far sistemare il bracciale, però trovo che è molto elegante, è molto originale e ha una storia dietro. Io poi lavoro nel cinema, sono un regista, quindi avere un orologio, mi piacerebbe avere orologi legati a film famosi, e cominciamo con questo che, insomma, Lo Squalo di Spielberg, insomma, è un classico. Vabbè. E niente, spero di avervi condiviso qualcosa che non avevate visto prima. Ti ringrazio sempre ancora per il tuo canale. Grazie a te. E un abbraccio, love. Love, farei anche il regista, però mi sembra che il senso dei tempi non ce li hai, perché insomma ti sei un po' dilungato anche in cose inutili descrivendo l'ultimo orologio, che però è simpatico e carino. L'ho trovato simpatico e carino. Poi c'è sempre questa operazione qua di resuscitare marchi vecchi, basta ritirarli su e rifare gli orologi uguali. Va bene, non va bene, va bene, non va bene, prendiamo tutto quello che è, tanto. Però, insomma, dopo un po' rompe anche un po' le scatoline, eh? Cioè, vai lì, compri il marchio, era morto, lo so. Guardiamo quale, questo qua, resuscitiamo il marchio, rifacciamo gli orologi uguali. Però è bello, però è anche abbastanza originale, insomma, via, complimenti, dai. Buoni film a tutti e adesso passiamo al prossimo video. Allora Davide, buonasera. Sera. Faccio vedere brevemente, velocemente. Brevemente. I miei orologi. Vai. C'è qualcosa a batteria. A batteria. Qualcosa che ho comprato, qualcosa che ho preso a mio padre e qualcosa che mi è stato regalato. Bravo. Allora, rapidamente andiamo con i batteria. A batteria. Watch, Nyron, cronometro, bello vecchietto, che avrà, credo, 20-25 anni. Cronografo. Non cronometro. A seguire. Questo Oakley. Sempre a batteria. Che roba è? Strano, abbastanza strano. Oh. Jude 2000. Ma sembra l'orologio di Alien. Guarda lì com'è fatto. Sembra Alien. Non so cosa sia, gli occhiali, Oakley. Non lo so. Non lo voglio sapere. Andiamo avanti. Sembra il siriano. Pesantissimo. Non lo so. È rodiato. Molto strano, ma... mi piacciono come è fatto all'interno. Il bracciale Alien. È comodissimo, mi strappa i peli. Mamma mia. Si incastra dentro. Ridi. E mi fa spesso male. Spesso male. Poi a seguire batteria. Ecco, abbiamo questo orologio che mi ha regalato la mia compagna. Cos'è? Un orologio con... fatto benedizione per non so chi lo costruisce, che marca è, comunque a batteria. Queste sono le firme dei padri fondatori della Costituzione. Infatti è un orologio che vendevano solamente dentro al Senato. Ah beh! Scusa, sta sotto sopra. Numerato, vabbè, 57 di 100. Era possibile comprarlo solo all'interno del Senato. E me l'ha comprato. Ma non so cosa sia. Mi astengo da qualsiasi commento, c'ho feca, non c'ho feca, non lo so. Questo è un orologio che ho preso dal cassetto di papà. Ah, un omeghino, bello. Carino, messo il cinturino nuovo. Carino.
Omega è sempre un Omega. Poi questo orologio mi ha fatto comprare la mia compagna perché secondo lei è elegantissimo, bellissimo, è un Cartier, un Tank. Top! Lo ama tantissimo, è bello, indubbiamente bello. Poi ho questo vecchissimo, vecchissimo, questo Panerai vecchio, comprato forse 20-25 anni fa. Ho sbagliato a cambiare cinturino, volevo un po' troppo piccolino, dovevo comprare un po' più largo. Ma ho sbagliato la misura. Non sono pulitissimi, ma li uso. Poi questo l'abbiamo visto. Questo è un orologetto comprato qui a Roma, le Virtus, automatico, sbarazzino. Bah. Ho due orologi, G. Non so se conosci o comunque non li ho mai visti tra i tuoi seguaci. Seguaci? Sono due Zannetti, sono qui di Roma, che costruisce un signore al centro di Roma che fa orologi. Questo è un Todd. Si chiama Todd Time of Drive, stile per piloti da auto. Un cronometro. Cronografo. Poi abbiamo per ultimo, sempre di Zannetti, questo scuba. Si chiama, mi sembra, Piranha. Strano, un po' scheletrato, un po' non. Questo invece mi sembra che era numerato. Mi ricordo, guardi, io adesso poi non vedo neanche troppo bene, ho gli occhiali che pare che erano numerati pure questi qui. Anche questo era un... Non mi ricordo l'interno del Piranha, che questo è un Piranha, si chiama come orologio. Era fatto... Piranha. Un materiale, guarda, c'ho la scatola con tutto. Vabbè, se tutto fai il video... è scritto, poi semmai ti farò sapere. Fammi sapere. Questo è quanto. Voglio della voglia. Un abbraccio. Abbraccio. E in gamba. In gamba. Francesco da Roma. Francesco da Roma, che fa il video senza occhiali, che non ci vede, poi fa il video che non sa, non so le specifiche, sono sulla scatola, casomai te le rimando. Sono qua che fremo dalla voglia di leggere le specifiche di questi Zannetti. Ora sto scherzando, non li conosco. So che è un negozio, insomma, piuttosto di pregio, quindi... Secondo me sono orologi anche di pregio, non lo so, lo sto buttando lì, non l'ho mai avuto in mano, non li ho mai studiati, però non credo siano delle ciofeche, anche se vedere il Piranha su un quadrante mi lascia un po' il tempo che trova, dico, ma ci stiamo prendendo sul serio o cos'altro? Vabbè, comunque per il resto, se ne salva uno degli orologi che c'hai, comunque, vabbè, facciamo finta che era una bella collezione, dai, dai. Prossimo video. Ciao Davide, volevo Ciao. Farti vedere la mia collezione. Ma va! Partiamo da come mi sono appassionato a questo mondo degli orologi. Non la proverai, però penso che sia il motivo per cui molti si appassionano a questo tipo di ambiente. Vai! Ovvero questo, regalatemi a 15 anni come regalo di Natale. E poi sono andato a vedere su internet... perché mi si continuava a aprire il bracciale, dato che era chiuso la farfalla, tutte le volte che chiedevo il polso mi si apriva, e poi ho scoperto tutto questo mondo. Casino. Poi passiamo a un orologio di mio nonno. Vai. Che ha lasciato a mio papà, che mio papà ha lasciato a me a sua volta, un Betta. Carino. Molto piccolo, mai usato, nessuno dei due, però è qui. È lì. Poi il mio orologio di tutti i giorni. Di tutti i giorni. Normalissimo Orient 2, mi piace moltissimo. Sì, per quello che costa è un gran bello orologio. Ma certo. Ovvero questo Eberhard Aiglo. Che? Tutto nero può sembrare a volte un po' troppo, ma in verità sta molto bene con tutto. Boh, se ti piace. A me piace molto. Meno male. E poi invece passiamo al mio ultimo pezzo, quello che ne vado anche più fiero, che mi piace di più. Cos'è? L'ho cercato per un sacco di anni e poi l'ho trovato, ovvero questo l'Omega Speedmaster Tokyo 2020. All'inizio io ho sempre voluto una collezione con la... forse più iconica, con i verde e bianca, però in Italia era completamente introvabile, non ho trovato nessuno
che lo vendesse e io volevo andarlo a prendere di persona, non volevo prenderlo solo su internet. E poi ho trovato questo qui, lo sono andato a vedere, mi sono innamorato e l'ho Bello, comprato. E sono molto fiero, mi eh? piace Beh. tantissimo. Grazie Grazie per mandarti molti altri video. a te. Va bene. Sorpresona, sorpresona, perché c'ho feca, poi orologi così e così che non mi dicevano niente, poi alla fine te ne esci con il pezzone lì in acciaio e oro. Complimenti per quell'orologio lì, perché mi sa che costa anche un bel po' di soldini, ora non ce l'ho nemmeno presente il listino, bla bla bla. Però dai, ti sei ripreso all'ultimo, perché anche te sinceramente che orologini lì, non mi ricordo nemmeno cosa c'avevi, mi ricordo solo la ciofeca iniziale. Vabbè dai, prossimo video. Ciao Davide, complimenti per il Ciao, canale, mi piace grazie. molto seguirti. Ti faccio vedere rapidamente la mia collezione. Sono sempre Vai. stato un appassionato di orologi, non ne ho mai capito molto. Ah, Infatti, ho iniziato con orologi come questo, ma non Fossil. spendo molto tempo. Fossil. Proseguendo, mi sono salvato un po' in calcio d'angolo Ah, utilizzando come vero tool watch. Questo Casio ProTrack l'ho usato all'inverosimile, vedi com'è tutto consumato. Questo qui lo usavo e lo uso tutto le montagne, ultimamente un po' meno perché sta perdendo l'impermeabilità, si appanna un po'. Mi ha dato un sacco di soddisfazioni, ha quasi 30 anni, è un orologio pazzesco. bello. Proseguendo, diciamo poco prima della pandemia mi sono ravveduto. E ho iniziato ad appassionarmi a orologi un po' più di qualità, diciamo. Ho trovato questo Baume & Mercier Capeland, diciamo un secondo polso. Mi è sempre piaciuto e affascinato moltissimo questo orologio. È un cronografo, monta un Baijiu 7750, molto, molto bello, sebbene un pochettino pesante, ma a me piacciono gli orologi consistenti. Molto bello questo Baume & Mercier, eh? Sinceramente, o non me lo ricordo, o non l'ho mai visto, o non me lo ricordo, l'ho visto o non me lo ricordo, però strano che non me lo ricordo, perché è veramente bello, mi avrebbe colpito. Eh? Ora, non è detto il diametro casa, che poi è quello che fa la differenza in certi tipi di orologi, se è 44 o se è 38, cambia da così a così, no? Poi sono tutte le vie di mezzo, tutte le sfumature, per cui uno può dire sì, va benino, no, non mi va benino, però saperlo, in questo caso sarebbe la questione dirimente, però non sappiamo, però bello. Proseguendo, il secondo orologio che ho preso poco dopo la prima ondata della pandemia è questo Orient Bambino, anche questo è un secondo polso, mi Sì. piace molto, un Dress Watch molto sottile, fine, sebbene non mi piaccia molto il vetro che non è zaffiro, ora non so se sia di plastico che cosa. Mi piacciono molto gli indici color bronzo, mi piaceva molto anche il cinturino. Che però si è rovinato la svelta, sebbene non l'abbia messo moltissimo. Sebbene sia un orologio, diciamo economico, ha un'ottima precisione di marcia. Buono, buono, buono. Proseguendo, mi mancava un field Eccolo. watch, quindi ho deciso di prendermi questo, sempre intorno al 2020. Hamilton Cacophile Mechanical, monta un Powermatic 80, ottima precisione. Ultimamente mi sto dilettando a cambiare i cinturini. L'ultimo che ho preso questo è un nato color sabbia, molto Cachi. estivo a mio avviso, mi Sì. piace molto. Adesso sono andato su un classico, un Maurice Lacroix Icon 41 mm, dial nero, poco da dire, qualità costruttiva elevata, elevatissima, alto rapporto qualità-prezzo, mi piace molto, mi dà molte soddisfazioni e lo metto davvero con estrema soddisfazione, molto Bello, bello. sempre bello, l'icon è sempre Vado bello. avanti con Vai, l'esposizione. Cuslè. Questo è un tissù Oh, Gentleman eccolo qua. dial verde, colore pazzesco, ora non so se si vede molto, Si vede. molto belli i riflessi alla luce, come dici tu, c'è scritto monta un Powermatic 80, anche questo è un orologio che mi dà molte soddisfazioni, mi piace molto indossarlo. Piccolo difetto che ho riscontrato ultimamente, deve essersi piegata la corona di carica, quindi ogni volta che vado a regolarlo fa un po' di fatica, quindi andrà fatto sistemare sicuramente. Ah. Ora, sempre nel campo dei tool watch, ho deciso di farmi questo vostro Canfibia, è il mio vero muletto, lo metto sostanzialmente quando vado al mare, in piscina, mi è capitato anche di metterlo
in sauna e alle terme. Ma infatti sto notando che sta facendo la ruggine sulla corona, se guardiamo lì su quel marroncino, mi sembra, perché sono famosi Vostok per fare la ruggine al canotto della corona. Questo è quanto. Ora qua la vediamo anche sulla corona, sulla zigrinatura della corona. Non lo so, dimmelo te se è ruggine o è, non lo so, cacca di piccione. Non fa una piega, ovviamente non è perfetto, vedi qua con vistosi segni di ossidazione. Mi piace anche perché posso cambiare la ghiera, che è un po' ballerina, non ha ovviamente la qualità costruttiva di altri orologi, e mi piace cambiare anche i cinturini. Ora per Ma ora no, alla luce di questi fatti qua che sono una conferma, perché una volta erano una voce, poi dopo ce l'ho avuto anch'io, ma non li ho tenuti così tanto a lungo i Vostok da aver tempo di constatare i punti di ruggine, no? Poi non l'ho mai portato al mare. Invece chi li usa in piscina o al mare, magari sono acque più aggressive, ecco il fatto che riscontra questi punti di ruggine qua. Ora, alla luce di tutto questo, vogliamo un po'. Sarà il caso di sfatare sto mito dei Vostok, comprati un Vostok, comprati un Vostok, che una volta costavano anche 60-70 euro, boh, ci stava anche, mo non costano più 60-70 euro, ne costano di più. Vogliamo sfatare il mito? Sarà il caso di incominciare a dire per quello che sono delle mezze ciofeche? Non mi permetterei mai, però visto che fanno la ruggine, io un orologio che fa la ruggine non l'ho mai sentito, no? Cioè, apriamo un tavolo di discussione e dite anche voi cosa pensate. Sti Vostok qua, li abbiamo messi sul piedistallo, tutti, me compreso per primo, ma sarà il caso di tirarli giù dal piedistallo? da restare su un diver, tra virgolette, un po' più di qualità. Questo qui è il mio ultimo acquisto, è un Citizen Pro Master Echo Drive, certo a quarzo, ma non è un batteria. Non avevo un Echo Drive, quindi ho Sì, voluto provare questo. Io ho cambiato ci il sta. cinturino, ho preso questo Nato che mi piace molto, penso ci stia molto bene. Il dial con questi colori iridescenti mi piace un sacco, l'ho già collaudato. Contentissimo della scelta. Ora, rimanendo su un diver un po' più di qualità, questo è il mio regalo di Natale, un Seiko Sumo Padi, Bello. diver 200 metri, vetro zaffiro, ghiera in ceramica, il cinturino in gomma, ma di estrema qualità, mi piace un sacco, lo metto volentieri, non ho ancora il coraggio di metterlo in acqua, non lo so, Bravo. è un mio limite. Molto bello. Passiamo all'ultimo segnatempo. Questo qui è Vai. Citizen Echo Drive a radio controllato. Me l'hanno regalato i miei colleghi. Mi piace un sacco. In titanio, leggerissimo, ovviamente precisissimo. Un po' laboriosa la regolazione, ma in realtà leggendo le istruzioni è molto, molto facile e intuitivo. Questo qua praticamente è la rappresentazione, l'impersonificazione dell'orologio moderno, contemporaneo, tecnologico, come si potrebbe dire, no? Radio controllato, al titanio, Echo Drive, cioè ha tutte quelle particolarità tecnologiche moderne. Quindi ha senso di averlo proprio per questo, perché rappresenta il progresso, cioè il massimo, tra virgolette, no? Che la tecnologia può offrire, un orologio Echo Drive che va con la luce del sole, non cambi la batteria, radio controllato, non devi regolare nemmeno l'ora, la piglia da lettere, la ruba, Embroyo, la ruba, titanio, materiale super leggero che è super titanio di Citizen, ecco qua, la rappresentazione del top della tecnologia, no? Anche se per magari uno come me non è di pregio perché non rappresenta quello che mi piace a me. Mi piace molto metterlo e ne consiglio anche l'acquisto. Ora, per Oh. chiudere, per salutare anche un mio amico che, se me lo pubblichi il video, ci starà sicuramente seguendo, ti Oh. pubblico, ti chiedo scusa, ti faccio vedere un Maserati, un Bello. ciofecone, che però a cui sono molto legato perché me l'hanno regalato i miei amici. Qua c'è la data della mia festa di specializzazione. Belli amici, mamma mia. E quindi lo conservo e lo utilizzo con grande cura. Saluto il mio amico Antonio, che è stato uno dei. Ma scusa, ma non lo vedi che è un cronografo, finto cronografo, c'hai tre subcontatori come se fosse un cronografo, pulsantini, ma in realtà c'è la data, il giorno.
le 24 ore. Dei miei amici che me l'ha regalato. Grazie Davide, a presto, continua così. A presto, se mi mandi questi orologi qua, spero di non vederti più. Insomma, dai, una bella collezioncina di orologi simpatici, a parte quest'ultimo, con il Citizen lì, bla bla, il Vostok, simpatico, i Seiko, quei Citizen, fai la strada giusta, secondo me, poi dopo, sul Vostok lì dobbiamo ancora, abbiamo questa riserva qua, che dobbiamo cercare di capire se dobbiamo distruggerli, buttarli giù dall'altare. Comunque, sei promosso, dai. No, ti rimando a settembre perché qualche altro orologino in più bellino lo vogliamo vedere. Dai, torna a settembre. Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua. Spero vi siano piaciuti i video e il video in totale, col presentatore compreso. E vi ricordo che gli appuntamenti fissi sono, come sempre, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!